l'audizione successiva è quella del dottor Imposimato. Sì. Grazie. Ringrazio il Presidente di avermi dato la possibilità di venire qui a parlare di un tema estremamente interessante. Desidero anche dire che io nel 2009 fui promotore di un movimento per il ripristino del titolo quinto della Costituzione, di cui si parla nell'articolo 30 del disegno di legge costituzionale. Quel titolo quinto che venne stravolto nel 2001 dal governo di Giuliano Amato. Ora, il testo vigente prima del 2001 era, come è noto, un testo chiaro e preciso. Voglio ricordare, perché mi vorrei attenere scrupolosamente alle richieste che sono state fatte, formulate nella lettera che ci è stata mandata dal Presidente. Questo testo del titolo quinto era questo: per quanto riguarda la sanità, la Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalla legge dello Stato, sempre che le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre regioni. Quali sono queste materie? Beneficenza pubblica e assistenza sanitaria e ospedaliera. Ora, che cosa è successo? Che dopo la riforma del 2001 sono accadute delle cose che non sono abbastanza note e c'è stata anche una critica aspra da parte di molti costituzionalisti perché questa riforma, che è stata approvata con una maggioranza di 4-5 voti senza la partecipazione dell'opposizione, ha prodotto dei guasti notevoli. Io farò riferimento solo al parere di uno dei miei maestri, che è stato Giuliano Vassalli, il quale disse: occorrerebbe riformare il titolo quinto della Costituzione aumentando le competenze esclusive dello Stato in materia di salute, sicurezza e scuola, che con la riforma del 2001 sono state affidate alla competenza concorrente delle regioni, fatto che ha dato luogo ad una serie di conflitti disgregatori. Della stessa idea era l'allora onorevole Giorgio Napolitano, che il 25 novembre 2004 al convegno degli ex parlamentari sulla riforma del Senato concluse che bisognerebbe rivedere il titolo quinto riformato, che definì in alcune parti testuale orripilante come l'articolo 14. Egli fece un appello ai cittadini perché impediscano la promulgazione di una legge di riforma sconvolgente, contraddittoria, produttrice di conflittualità e di paralisi nei rapporti con le istituzioni. Io credo che questa premessa sia importante per le cose che dirò, e cioè questo. Adesso dobbiamo venire al disegno di legge che è stato approvato dal Senato, che credo che contenga un ripristino parziale delle competenze esclusive dello Stato in materia di tutela della salute, che è, come è stato già ricordato poc'anzi, un fondamentale diritto dei cittadini e anche interesse della collettività, come stabilisce l'articolo 32 della Costituzione. Ecco, veniamo a un punto abbastanza importante, secondo me, che deve essere risolto in maniera coerente con la Costituzione. Le funzioni attribuite alla competenza statale esclusiva, nella elencazione del novellato articolo 117, secondo comma, sono: determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Tra i diritti civili e sociali ovviamente c'è anche il diritto alla salute. Però un'altra funzione stabilita appunto dall'articolo 117 è la emanazione di disposizioni generali e comuni per la tutela della salute, per la sicurezza alimentare, per la tutela e la sicurezza del lavoro. Se non che cosa accade? Che nello stesso articolo 117, al comma 3, si stabilisce che spetta alle regioni la potestà legislativa in materia di dotazione infrastrutturale, di programmazione e organizzazione dei servizi sanitari e sociali. Ecco, io credo che questa norma, che è contenuta nella terza parte dell'articolo 117, confligga
con la norma di cui alla lettera M dell'articolo 117, che attribuisce allo Stato in via esclusiva disposizioni generali e comuni per la tutela della salute, che dovrebbe comprendere quindi anche la programmazione generale dei servizi sanitari per tutto il territorio nazionale. Ora, siamo un poco al significato letterale di quelle che sono le competenze attribuite alle regioni secondo la formulazione letterale. Per dotazione infrastrutturale si intende, secondo Zanichelli, la predisposizione del complesso di mezzi e materiali necessari allo svolgimento del servizio sanitario. Per la programmazione dei servizi sanitari si intende un'attività fondata su calcoli precisi relativamente ai costi e agli obiettivi da raggiungere, mentre per l'organizzazione dei servizi sanitari si intende l'attività che corrisponde in maniera sistematica a esigenze di funzionalità e efficienza delle imprese che si occupano dei servizi sanitari. Si tratta di un emendamento, questo, da me letto testualmente, introdotto al Senato su proposta dei relatori, che è l'onorevole senatrice Finocchiaro e senatore della Lega, autore della legge elettorale, adesso non ricordo come si chiama, che nella formulazione originaria del governo era: spetta alle regioni alla potestà legislativa in ogni materia e funzione non espressamente riservata alla legislazione esclusiva dello Stato. Con riferimento alla pianificazione e alla dotazione strutturale del territorio regionale, all'organizzazione in ambito regionale dei servizi delle imprese e dei servizi sociali e sanitari. Mancava in questa formulazione la programmazione, che invece è stata inserita nell'articolo 30. Non è una cosa da poco, perché il disegno di legge del governo aveva previsto l'esclusione della programmazione, che è un'attività importante. Allora, secondo me, esiste il rischio del riprodursi di conflitti tra lo Stato e le regioni che perpetueranno la paralisi legislativa. E questo perché? Perché abbiamo da una parte i poteri dello Stato centrale in materia di legislazione, anche per quanto riguarda l'organizzazione in generale del servizio sanitario per tutto il territorio dello Stato, però dall'altra abbiamo la Regione che ha gli stessi poteri che confliggono con quelli dello Stato. E quindi esiste il rischio di questi conflitti. Da notare che le regioni, controllando il Senato attraverso i loro eletti, solleveranno con lo Stato una pletora di vertenze davanti alla Consulta. In tale sistema, osservò Vassalli, criticando il Senato federale approvato nel 2003, bocciato nel 2006 dal referendum, che è molto simile al Senato che si vuole proporre con la riforma attuale, osservò Vassalli, criticando il Senato federale, si annida il pericolo di una grave stasi legislativa, una riforma che porterebbe ad aumentare i conflitti, mentre compito della democrazia è evitare i conflitti, comporli e sedarli. Ecco, io credo che questa formulazione della legge dell'articolo 30, così come l'ho letta testualmente nel secondo comma e nel terzo comma, darà luogo a una moltiplicazione dei conflitti. Ho sentito l'autorevole intervento della professoressa Pocanzi e Pezzini circa la inevitabilità di questi conflitti fra Stato e Regioni. Io non sono, per la verità, del tutto d'accordo, nel senso che è vero che ci possono essere, però non una moltiplicazione dei conflitti dovuti a una legge imperfetta che contiene l'attribuzione degli stessi poteri allo Stato e alle Regioni è una cosa sulla quale è opportuno richiamare l'attenzione della Commissione per evitare il peggio. Io ho letto la formulazione dell'articolo 117 per quanto riguarda la sanità, che era stata formulata dai padri costituenti. In questa formulazione noi abbiamo delle affermazioni precise, semplici, è molto meno complicate di quelle che ci ritroviamo adesso. Allora, concludo. L'attribuzione del potere di programmazione e organizzazione alle regioni sarà, secondo me, ulteriore motivo di conflitti, con rischio di abusi da parte delle regioni, perché il Senato della Repubblica,
che in realtà sarà il Senato delle Regioni, avrà il potere di nomina di due giudici costituzionali che saranno scelti nelle regioni del Nord, preponderanti su tutte le altre regioni d'Italia. Nell'attuale formulazione dell'articolo 117 non risulta chiaro se in materia di organizzazione del Servizio Sanitario Nazionale lo Stato possa dettare ancora oggi principi normativi valevoli per l'intero territorio nazionale, aspetto di rilievo nella materia sanitaria, se non che lo Stato non potrebbe farlo se programmazione e organizzazione restassero, come previsto dall'articolo 30, di competenza delle singole regioni. Se l'organizzazione del servizio sanitario regionale diventa materia di competenza legislativa regionale, anche i principi fondamentali dell'attuale organizzazione di matrice statale saranno messi in discussione da ogni singola regione e saranno variamente disciplinati sul territorio nazionale. Ora il sistema si basa su una concessione rilasciata alle strutture pubbliche e private, l'accreditamento che richiede l'idoneità a svolgere la pubblica funzione, a cui segue l'assegnazione del budget di spesa per prestazione. Con la formulazione in esame, la legge regionale sembra poter modificare radicalmente il sistema senza limiti. Appare quindi opportuno preservare uno spazio in questa materia alla legislazione esclusiva statale e non confinare la possibilità di intervento a specifici atti repressivi adottati in virtù dell'interesse nazionale. Quindi ritengo che bisogna ripensare alla legge così come è stata formulata e secondo me proprio escludere dalle regioni, dalla potestà legislativa delle regioni, il potere dell'organizzazione e della, così come è stato previsto, dell'organizzazione della, come? No, e della programmazione, della programmazione e dell'organizzazione. E quindi ripristinare invece l'articolo 117 come era previsto prima. Non le è mancata la dote della chiarezza. Grazie, dottor Possimato.